Bentornati ad una nuova puntata di Figure to You. Ospite di oggi Sara Conti e Nicolò Macì, la coppia d'artistico azzurra allenata da Barbara Luoni e Raffaella Cazzaniga dopo aver conquistato uno storico terzo posto nella finale del Grand Prix, mai nessuna coppia prima, ha dominato in entrambi i segmenti di gara il campionato italiano di Brunico, laureandosi così per la prima volta campioni nazionali, con un punteggio totale di 202,75, ultimo test in vista degli europei di fine gennaio. Allora vado subito a chiamare Sara e Nicolò, che dovrebbero già essere collegati con noi. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Franci, buongiorno. Ciao ragazzi, benvenuti. Prima di tutto, ancora complimenti. Grazie, grazie mille. Come state? Ancora un po' increduli, è stato un periodo bello tosto, pieno di soddisfazioni, di emozioni forti. Come abbiamo detto a Torino, forse non abbiamo nemmeno realizzato tutto. Adesso un nuovo grande risultato, neanche questo troppo aspettato, quindi niente, contenti, felici. Diciamo che sapevamo che poteva essere nelle nostre corde, sì. Sapevamo di poter essere competitivi, e dopo il corto ne abbiamo avuto la conferma quando eravamo primi. È stato difficile pattinare il libero, perché è stato davvero difficile, ma abbiamo lottato, abbiamo fatto la miglior gara della stagione qui ai campionati, sì. E ci siamo andati a prendere il titolo. Un inizio di stagione, anzi una prima parte di stagione d'oro, terzi alla finale del Gran Premio di Torino, campioni nazionali in carica, però chiaramente senza dimenticare i due podi nei Gran Premio che vi hanno permesso poi l'accesso alla finale. Esatto. Sono stati i primi due podi, anche quelli direi del tutto quasi inaspettati, però abbiamo iniziato a capire che cosa veramente possiamo fare, quindi abbiamo detto ok, due podi, adesso vediamo quello che succede. Abbiamo dovuto aspettare un paio di settimane per la conferma della finale, non è stata proprio diretta come cosa. E quindi niente, dopo la convocazione alla finale abbiamo detto va bene, è arrivata, facciamo il nostro e vediamo quello che succede. Perché ricordiamo che voi avevate un bronzo e un argento nei due Grand Prix. Sì, esatto, ci siamo qualificati come ultima coppia, tra l'altro. Sì. Quindi siamo partiti proprio come primi, siamo scesi sul ghiaccio primi e dopo il corto abbiamo raggiunto un'ottima quarta posizione. E dopo un libero decisamente al di sotto delle nostre aspettative, abbiamo comunque raggiunto il bronzo, perché le gare si vincono anche perché gli altri sbagliano di più alla fine, no? E quindi abbiamo vinto questo bronzo, che è stata comunque una sorpresa, un'emozione per tutti incredibile. Ai campionati italiani di Brunico avete battuto anche il vostro record personale, 202,75. Vi aspettavate questo punteggio? No, così andare a sforare i 200 no, assolutamente no. Dopo il libero abbiamo pensato di poter arrivare sopra i 190, che era un nostro grande obiettivo. Siamo sempre andati lì 185, 187, però ci è piaciuto riuscire ad andare anche oltre i 200, sì. E qual è ad oggi la gara che emotivamente avete sentito di più? Questa. Forse per questo. Me i campionati italiani. No, emotivamente, nel senso che mi ha regalato emozioni, ovviamente penso alla finale. Beh, quello cioè, c'è. Siamo entrati in pista con un boato di gente, veramente da avere i brividi. Ti guardavi intorno e c'erano solo bandiere italiane, cioè praticamente non vedi più i seggiolini dei posti a sederci, c'erano solo bandiere italiane, quindi quella è stata un'enorme emozione. Forse più difficile da gestire i campionati, sì, perché comunque io personalmente dopo i 6 minuti eravamo lì appartati ad aspettare il nostro momento e comunque sentivamo gli applausi, sentivamo i punteggi, c'era lì anche lo schermo dove vedi direttamente quelli che ci sono in pista, quindi ho visto che gli avversari prima di noi avevano comunque fatto bene, quindi avevano abbiamo fatto iniziato. Tutto, quindi entrare con la gente che applaude, urla, si strepita per il programmone che è stato fatto, sentire anche il punteggio, perché ovviamente se tu sei già in pista per prepararti, quindi senti già il punteggio,
diciamo che ti fa realizzare che o fai tutto o prima non ci arrivi. Quindi questa è la cosa più complicata, riuscire a mantenere il sangue freddo, mente lucida nell'esecuzione di tutta la routine, e abbiamo fatto la gara migliore. Esatto, voi ci siete riusciti perché avete fatto il programma lungo migliore della stagione. Sì. Assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, è stato un campionato di altissimo livello. Nell'ultimo gruppo, nei 6 minuti, insieme a voi c'erano anche Beccari Guarise, che sono i debuttanti, e la coppia allenata da Franca Bianconi, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Era comunque c'era concorrenza alta insieme a voi. Sì, no, assolutamente. Diciamo che siamo abbastanza abituati perché comunque ci alleniamo tutti i giorni insieme, quindi era un po' rivivere gli allenamenti, però sai, quando sei comunque nel gruppo di riscaldamento con delle coppie così forti e salti da una parte, twist dall'altro, lanciato dall'altro, è comunque anche stimolante, devo dire la verità. Quindi E è comunque bello. parliamo di coppie, Beccari Gorisi ovviamente sono una coppia di recente formazione, ma vedendole tutti i giorni in allenamento, sia loro che Ghilardi e Ambrosini, parliamo di coppie che comunque sono abbastanza consistenti nell'esecuzione delle competizioni. Quindi quando già magari tu cominci ad avere il dubbio di dire no, aspetta, però magari quello lo sbaglio, magari di qua, è finita, perché con delle coppie così consistenti tu devi essere molto più stoico, molto più sicuro di quello che tu vai a fare, quindi quella è la parte più complessa. Però sicuramente è stato anche un banco di prova per la gestione dei prossimi europei che andremo a fare a Espoo, dove i nostri obiettivi sono abbastanza alti, devo dire. L'obiettivo è alto, le aspettative probabilmente anche, ma noi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo, insomma, che cerchiamo di non svelare ancora. Tra l'altro anche Beccari Guarise, appunto, come detto, debuttanti, hanno fatto un'ottima gara perché Nicole Della Monica ricordiamo che ha smesso e Matteo invece ha continuato a pattinare insieme a Lucrezia Beccari e poi Ghilardi Ambrosini che hanno centrato l'ottavo podio in carriera nel campionato italiano delle coppie d'artistico. Ma voi, una volta terminato il programma libero, che cosa vi è passato per la testa? Io dentro di me, e no, non solo dentro di me, anche a lui ho detto finalmente ce l'abbiamo fatta. Non pensavo, vabbè, sapevo che con un programma pulito, essendo già primi dopo lo short, sarebbe stato sicuramente un pochettino più semplice riuscire a prendere il titolo. Però siamo rimasti amareggiati un pochettino da questo inizio di stagione splendido perché non siamo mai riusciti a far vedere il nostro programma libero pulito o comunque con qualche sbavatura e basta. Abbiamo sempre fatto comunque grandi errori tra cadute, il sollevamento no, che non sale, quindi per me la più grande soddisfazione è stata far vedere un libero veramente alle nostre capacità, ciò che facciamo spesso e volentieri in allenamento. Ovviamente, come si dice, la gara è la gara, però dopo tanti allenamenti con programmi belli, puliti, venuti bene, non riuscire a farlo vedere in gara è sempre un po' così, ti fa rimanere con l'amaro in bocca. Sì, io sono rimasto invece molto soddisfatto di essere riusciti a eseguire questo libero completamente sotto pressione, perché è stata per entrambi una giornata difficilissima, la giornata di domenica, e quindi devo dire che sono davvero molto fiero di come abbiamo reagito, di come abbiamo gestito la competizione e anche di come abbiamo pattinato. Sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da fare. Ogni volta che rivediamo il video diciamo, ecco, vedi qua, 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 quindi ci sono un sacco di cose che dobbiamo ancora sistemare, anche il livello tecnico va aumentato, ma siamo comunque contenti che tutto quello che noi portiamo è di grande qualità, per questo anche non avendo il punteggio massimo degli elementi tecnici, avendo molte cose da migliorare, riusciamo comunque a sforare i 200 punti, quindi crediamo che di margine ce ne sia ancora e lavoreremo ancora più intensamente da ora in poi. Un programma lungo che può riservare qualche sorpresa in vista degli europei di fine gennaio, dove Sì, proverete sicuramente ad inserire la sequenza triplo toe loop, doppio axel, che già in allenamento so che allenate, sì. Sì, adesso no. è il tempo di inserirlo nel programma lungo.
Diciamo che ieri è stato un cambio in corsa, anche nei 6 minuti tutti e due abbiamo provato triplo toe loop, Axel semplice, doppio Axel, che sarebbe la nostra combinazione. Nick ha avuto qualche problema sul doppio Axel, ha rischiato un po' la Ho cominciato ad morte. arrotolarmi, allora. Sì, e quindi abbiamo deciso di andare sul tranquillo. Comunque abbiamo un bagaglio tecnico non indifferente, quindi sì, ovviamente ci rimane un po' quel cavolo, però quella combinazione la volevamo far vedere bene perché comunque siamo capaci, però forse ieri era più importante cercare di andare sul pulito. Però diciamo che sì, il nostro obiettivo per l'europeo è inserire quel tipo di Lavoriamo combinazione. molte combinazioni in realtà, cerchiamo di fare più combinazioni possibili, provare più strategie possibili perché magari un elemento che per altri può essere più complesso, magari per noi risulta più semplice e ad esempio per me vengono più semplici alcune combinazioni più difficili, a lei alcune un pochino più facili o viceversa. Quindi noi cerchiamo sempre di lavorare un po' tutto. E adesso vedremo, dovremo lavorare questa combinazione qui, che sarà sicuramente molto interessante. E vediamo se riuscirò a non Speriamo. arrotolarmi. Sì. Sarà l'unica novità nel vostro programma lungo o ci sarà qualche altra novità? No, non credo a livello tecnico, non credo che inseriremo nuovi aspetti No, ci tecnici. sarà una piccola novità, che forse non sarà percepita Non lo dallo so neanche io, spettatore. giuro. No, lo sai che non se lo ricorda. Una cosa nuova che abbiamo lavorato. Oddio, poi me lo dici. Vabbè, ci sarà una piccola novità, comunque niente di che, ma questa Però avvisala, novità. perché sai che dovete pattinare in due. Sì, Faglielo sapere. no, glielo dico, glielo Sara, vai all'ultimo. dico. Lanciati. Semplicemente perché quell'elemento che abbiamo adesso è un pochino di qualità un pochino bassa, allora abbiamo fatto un cambio per riuscire ad aumentare la qualità e Ah. quindi cambieremo proprio elemento e quindi vedremo un po', dai. Infatti Dice, ah, la Franci, ce lo sa lei, non lo so io. stavo per dire, però stavo parlando, non capivo, cioè lo sa lei e non lo sai tu, questa è la cosa grave, però va bene. No, io penso di aver capito. Sì, va bene, lo dico, stiamo parlando della per spin, della trottola finale. Ah, Ah, ma bravo. certo. È vero, quella la dobbiamo, ma proprio cancellare. Cancellare la cosa più difficile di tutto il nostro programma, tenere quei 6 giri alla fine Sì, del perché libero è. purtroppo quest'anno hanno cambiato il Però regolamento e ti dico hanno. anche ieri nel programma, domenica nel programma lungo, hai avuto una piccola incertezza. Sì, perché è veramente alla fine del programma tenere 6 giri in Sì. posizione bassa e doversi tirare su e non siamo mai nello stesso momento a tirarci su è veramente devastante. Cioè la gamba destra esplode, cioè brucia, fa un male cane. Quindi cercheremo di trovare una soluzione non tanto per il dolore, perché poi il programma è finito, quindi posso morire anche nell'angolino, ma più che altro per l'esecuzione di questa trottola che risulta ancora un pochino lenta, anche se per noi a livello musicale comunque è azzeccata sulla musica, perché non è un momento dove la musica incalza, no? Quindi secondo noi è azzeccata come scelta stilistica, ma sicuramente potrebbe essere apprezzata di più se fosse un pochino più dinamica, quindi faremo questo Abbiamo già cambiamento. la sostituzione. Abbiamo già la sostituzione, faremo Sì. questo cambiamento e vedremo. Ragazzi, cosa c'è dietro questi grandissimi risultati? Tanto lavoro. Adesso riposo. Adesso qualche giorno di meritato riposo. Però tanto lavoro. Tanto lavoro, come dice sempre Nick, tanta dedizione in tutti gli aspetti della vita. Cioè non è solo il lavoro in pista, il lavoro FICE finisce lì. È una continua dedizione ad andare a letto presto la sera, devo dormire determinate ore, devo alimentarmi in un determinato modo, non posso prendere freddo, sembra solo, ok, mi presento in pista, mi alleno 5 ore, finisce lì. Invece è veramente un insieme di cose che ti portano poi ad avere i risultati che hai.
Però bisogna essere, secondo me, costanti soprattutto e riuscire a diventare un atleta professionista, come ho detto prima, in ogni ambito della propria vita. Non basta l'allenamento, serve veramente il mental coach, il fisioterapista, la ginnastica giusta, il balletto giusto. Quindi bisogna imparare a diventare un atleta professionista sotto tutti gli aspetti. Ginnastica giusta, per voi ci sono state delle novità anche sotto quel punto di vista. Sì, abbiamo intrapreso un percorso con il nostro nuovo preparatore atletico e con le nostre coach stiamo cercando di formare un programma, ecco, non mi veniva il termine, stiamo cercando insieme di formare questo programma in modo tale che anche loro riescano ad aiutarci, non conoscendo il nostro sport, sai, non conoscendolo è difficile. Capire come sotto che punto di vista agire nella ginnastica. Quindi stiamo iniziando adesso ad attivare questo nuovo percorso. Ragazzi, voi subito dopo il terzo posto conquistato alla finale di Torino siete tornati subito al lavoro in vista dei campionati italiani. Ora invece qualche giorno di meritato riposo, cosa farete? Quando tornerete in pista? Allora, adesso abbiamo un paio di giorni di Sì, ancora un riposo. paio di giorni. Sì, torneremo in pista giovedì. Faremo un'oretta di salti giusto per non fare troppi giorni di pausa perché a noi non piace stare troppo fermi perché poi quando torni è sempre molto difficile. E poi venerdì faremo un allenamento normale con gli elementi di coppia, Sì, per però poi molto fermarci tranquilli. per comunque Natale, quindi vigilia, Natale, Santo Stefano, che sono giorni di chiusura e Esatto. quindi avremo questi un paio di giorni giusto per risgranchire le gambe, per diciamo tenere tutto sotto controllo, che ci ricordiamo ancora come si va Sì. e poi ristacchiamo un attimo, quindi sarà un periodo un pochino più tranquillo. Vi faccio un'ultima domanda prima di salutarvi. A chi dedicate la vittoria di questi campionati italiani? Vabbè, io come sempre al mio papà dedico la vita, non è che dedico i campionati italiani, però una dedica speciale l'ho mandata al mio nonno che mi ha lasciato 2 giorni prima di partire per i campionati e quindi niente, ha deciso di lasciarmi forse nel momento peggiore, però era un po' quello che voleva lui, voleva tornare comunque dalla sua donna, dalla mia nonnina, che se n'è andata anche lei un paio di anni fa, e quindi sono felice così, era quello che voleva. Diciamo che io ho pubblicato una storia, un post, scusate, dove cito la curva nord. Abbiamo deciso che, visto che sul Kiss and Cry c'è sempre meno tempo e sempre più persone che ci chiedono di essere salutate, e soprattutto dobbiamo salutare sempre più persone, Certo. allora abbiamo istituito questo termine curva nord per salutare tutti i nostri angeli che ci seguono dal cielo. Quindi suo papà, il mio papà, i nostri due nonni e la sua nonna, che purtroppo questa curva sta aumentando, speriamo che non aumenti più di tanto, speriamo che rimanga così e che loro ci seguano sempre, Sì. stiano Sì. sempre con noi. Tra l'altro, Sara, io l'altro giorno sbirciavo un po' il tuo profilo e sono andata un po' indietro nei post e c'è una frase che tu avevi scritto, hai detto papà guardami da lassù che non ti deluderò. Direi che il tuo papà può essere felice di quello che Può state essere facendo. felice, lui non ha visto niente di tutto questo, lui se n'è andato nel momento quasi in cui abbiamo iniziato gli ENIC, quindi eravamo ancora due scriccioli a cercare di mettere insieme due cosine, quindi mi sarebbe tanto, tanto, tanto piaciuto che vedesse tutto questo, che vedesse anche, sono sincera, i primi soldini delle gare, no? Che mi ha finanziato per una vita intera questo sport super costoso. Quindi mi sarebbe piaciuto che vedesse tutto questo, ma sono sicura che mi vede da lassù ed è super orgoglioso di me. E soprattutto non ti dice che ti sei allungata questo giro. Sì, ogni volta che cadevo, tornavo a casa, mi fa: "Te sei allungata?" Sì. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille Grazie a te. a voi.
buon riposo in questi giorni. Grazie mille. Oggi siamo più avanti per l'in bocca al lupo degli europei, ma adesso c'è tempo, insomma, prima c'è il Natale, il Capodanno. Sì, sì. Allora buon Natale e buon Capodanno. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Un abbraccio grande. Noi siamo in conclusione, ringrazio Sara e Nicolò per questa splendida chiacchierata, come sempre anche grazie a Stefano in regia, e vi ricordo che Figure to You torna come sempre martedì prossimo alle 20:20. Grazie per averci seguito ed una buona serata. Ciao ragazzi! Ciao, ciao, grazie!